avvicinare i giovani alla Carta Costituzionale e celebrare il 70° anniversario del voto alle donne. È con questo obiettivo che è nato il ciclo di incontri curato dalla Prefettura di Arezzo 2 giugno, Festa della Repubblica, Festa dei Doveri e Festa dei Diritti, che ha coinvolto oltre 300 studenti degli istituti superiori aretini. Dialogo attivo tra le forze dell'ordine, le istituzioni, la Prefettura e i ragazzi sulle tematiche proprio di che cosa loro intendono per diritti, che cosa si intende per violazione di diritti, se hanno consapevolezza che alcune cose, il bullismo per esempio, il femminicidio, sono violazione di diritti fondamentali. È stato un dialogo interessante, costruttivo e vivace. Parallelamente a questo percorso è stato bandito dalla Prefettura e dal MIUR un concorso sul tema La scelta della democrazia, Costituzione, referendum e voto alle donne, rivolto ai ragazzi di tutti gli ordini delle scuole della provincia, con una sezione dedicata ai migranti. Percorso che si è concluso con le premiazioni nell'ambito delle celebrazioni del 71° anniversario della Fondazione della Repubblica al Teatro Petrarca. Ho iniziato col cercare un sacco di informazioni, soprattutto nei libri di testo, e ricostruire il percorso con cui le donne sono arrivate alla fine al diritto di voto, appunto. E non potevano mancare le interviste ai nostri nonni. Cosa vi ha raccontato i vostri nonni, vostra nonna soprattutto? Ovviamente che c'erano le file lunghissime, soprattutto si ricorda della felicità di vedere appunto lei finalmente accanto a suo marito, l'opportunità di poter dimostrare di aver partecipato appunto alle elezioni. È stata un'esperienza molto, diciamo, molto emozionante, perché pensare che ora noi abbiamo tutte queste opportunità e un tempo le persone come noi, le donne come noi non le avevano, e quindi è stato molto importante anche per noi adesso. E in tema di diritti è sempre dai giovani, dalle ginnaste della Società Sportiva Petrarca che è arrivato un altro importantissimo messaggio. Le giovani atlete sul palco del Petrarca si sono esibite con una coreografia per dire stop alla violenza di genere.